Venerdì 25 maggio 2012, un buongiorno da Giuseppe Miraglia ed un ben ritrovati ad una nuova edizione di Rete 3 News. Quest'oggi parleremo della sanità nel Golfo di Policastro, della crisi del lavoro e di un evento sportivo che ritornerà a Praia Mare quest'estate. E in apertura rimaniamo a Praia Mare. Alimentazione, gastronomia, sport. Se ne è discusso al Palaconad ieri nel corso della giornata promossa dall'Accademia della Pignata Antica. Tra i relatori presenti anche medici nutrizionisti, il servizio. Conoscere l'alimentazione attraverso l'arte culinaria, ma soprattutto praticare la corretta alimentazione. Di questo ed altro se ne è discusso ieri pomeriggio a Praia Mare presso il Palaconad nel corso del primo convegno Alimentazione, Gastronomia, Sport. L'attività convegnistica sul mangiare bene è stata promossa dai comuni di Praia Mare e Tortora, dalla Fondazione Almerigo e Mario De Rosa e dall'Accademia della Pignata Antica di Tortora. Il saper mangiare è molto importante nella vita e molte volte noi non sappiamo mangiare, tragugiamo i cibi o quello che ci viene propinato per colpa della pubblicità. Il convegno ha questo scopo: iniziare un processo di conoscenza, far conoscere alla gente che cosa dover mangiare e come doverlo mangiare, naturalmente non prescindendo da quello che è l'aspetto artistico rappresentato dalla gastronomia. Mangiare bene scegliendo in particolar modo i prodotti genuini. E questa la convinzione di Bruno Ranuglio della Federazione Italiana Cuochi. La logica dei prodotti diventa estremamente fondamentale nella scelta e perciò nell'utilizzo delle tecniche di cottura. La scelta di una sana alimentazione costituisce dunque un elemento essenziale per il nostro benessere, a ribadirlo i relatori dell'area medica presenti al dibattito. Giusto che si disquisisca, si informi, si educhi la popolazione sul valore di un'alimentazione corretta, visto che siamo in terra di Calabria, che è una delle terre natie della dieta mediterranea. Ma le indicazioni che vengono dalla medicina sono poi quelle che vengono dal buonsenso nell'alimentarsi in maniera corretta, quindi seguendo i canoni della dieta mediterranea. A garantire il benessere fisico però non è solo l'attenzione verso la corretta alimentazione, ma anche la pratica di una costante attività fisica. Bisogna partire da piccoli a capire i benefici per poi andare avanti nel corso degli anni a utilizzare questa percezione di benessere per poter sostenere un'attività fisica costante che deve accompagnare la vita di ognuno di noi. E sempre ieri nel corso della giornata Carmelo Di Perna, specialista in scienze dell'alimentazione, ha annunciato come potrebbe divenire realtà l'ipotesi progettuale di un centro medico dell'ASP di Cosenza. Vediamo nell'intervista di cosa si tratta e soprattutto dove potrebbe nascere. In quest'ottica, in quest'ambito, diciamo, si inserisce quello che è un progetto in fieri, un progetto in itinere, sponsorizzato dal dottore Tramontano, che è presidente per la regione Calabria dell'ADI, che prevederebbe la creazione di un centro per la prevenzione e il trattamento delle patologie legate allo stato di nutrizione. Quindi parliamo soprattutto di obesità e di anoressia. Dove questo centro potrebbe sorgere? Dove tutti ci auguriamo che possa sorgere, nella struttura appartenente all'ex ormai ospedale di Praia Mare, riconvertito in casa della salute, e quindi potrebbe garantire all'utenza dell'Alto Tirreno Cosentino un servizio che oggi come oggi è ricercato ed è fruito fuori regione. Basta pensare alla vicina Chiaromonte, che è sede di emigrazione sanitaria da parte di tanta utenza dell'Alto Tirreno Cosentino, appunto. Progetto che ridarebbe, diciamo, una sorta di lustro, costituirebbe rilancio anche per la stessa economia locale. Ecco. Parliamo sempre di sanità. Il campus di Germaneto a Catanzaro, con le sue riconosciute eccellenze, ha posto un notevole freno all'emigrazione sanitaria ed ha addirittura invertito tale flusso. Sono sempre più numerose le persone provenienti da altre regioni che giungono al campus per farsi curare. A renderlo noto gli addetti del campus e del settore informazione pubblica. Ruolo predominante per questo successo, evidenziano gli stessi, l'unità operativa di cardiochirurgia diretta dal professor Attilio Renzulli. Lo specialista ha attirato fin dal suo primo insediamento numerosi pazienti da fuori regione, arrivando ad una percentuale consolidata di pazienti operati extra regione superiore al 10%.
Parliamo sempre di sanità, ma andiamo a Sapri. Domani sarà la giornata mondiale della tiroide e l'ospedale Immacolata ha organizzato visite gratuite per tutte le donne che programmano una gravidanza o che sono in dolce attesa. Vediamo il servizio. Anche quest'anno, in occasione della giornata mondiale della tiroide, il team endocrinologico di Sapri propone gratuitamente visite, ecografie tiroidee e dosaggio del TSH. La giornata mondiale della tiroide è promossa in Italia dall'Associazione Italiana della Tiroide, dall'Associazione Medici Endocrinologi, dalla Società Italiana di Endocrinologia, in collaborazione con il Comitato delle Associazioni dei Pazienti Endocrini. La tiroide è donna, la tiroide è la gravidanza. È il titolo dell'iniziativa in programma a Sapri il 26 maggio dalle ore 9 alle ore 12.30 e il 27 maggio presso l'ospedale di Vallo della Lucania dalle ore 9 alle ore 12.30. Per prenotare la visita si può telefonare al numero 347-48-64-498 dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 20. L'iniziativa cerca di sensibilizzare l'opinione pubblica e gli addetti ai lavori sul sempre più evidente impatto delle malattie tiroidee sulla salute della donna, in particolare sul benessere riproduttivo e sulla gravidanza. In Italia 6 milioni di persone, di cui quasi 600.000 in Campania, soffrono di disturbi alla tiroide. Nessuna iniziativa relativa alla giornata mondiale della tiroide in programma invece nel Vallo di Diano, nonostante il territorio sia stato ripetutamente indicato come uno dei focolai del carcinoma alla tiroide, un male che colpisce ogni anno tanti cittadini del Vallo, costretti spesso a rivolgersi presso altre strutture sanitarie specializzate per le cure necessarie. Paradossalmente, anche in occasione della giornata mondiale della tiroide, i cittadini del Vallo di Diano che vorranno usufruire delle visite mediche gratuite in programma dovranno recarsi a Sapri o a Vallo della Lucania. Viene da chiedersi perché medici e dirigenti dell'ospedale Luigi Curto di Polla non abbiano pensato di aderire all'iniziativa. È sempre a Sapri, una mattina di lavoro estremamente proficua, utile per valutare con i punti di criticità rappresentati dall'impresa in relazione allo stato di avanzamento dei lavori. A darne notizie in riferimento ai lavori presso il Cineteatro Ferrari, il sindaco di Sapri, Giuseppe Del Medico. Al primo sopralluogo, fa sapere Del Medico, hanno partecipato i tecnici del comune, l'impresa appaltatrice dei lavori e i vigili del comando di polizia municipale. Alla fine della visita, infine detto Del Medico, si è chiesto al direttore dei lavori una dettagliata e puntuale relazione da presentare alla giunta comunale entro una settimana. E sempre a Sapri si terrà domenica prossima dalle ore 9 Sapri in Fiore, la giornata promossa dalla SEI, Associazione Commercianti, e dall'amministrazione comunale, nasce sulla scia dell'entusiasmo mostrato dalla maggior parte dei commercianti già durante le festività natalizie. Partendo dal progetto, dunque, scrivono dalla SEI, anche questa volta bisognerà addobbare con dei fiori, dove possibile, l'ingresso di ogni attività commerciale e i balconi di ogni casa, e ogni strada farà capo ad un colore. Il bianco rendono noto Percorso Umberto e la Villa Comunale, il giallo per Piazza Regina Elena, il rosso per il lungomare ed il viola per Via Kennedy. Andiamo ora a Belvedere. 32 LSU ed LPU in sciopero per chiedere la loro stabilizzazione. Vediamo il servizio. Sciopero dei 32 lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità anche nel comune di Belvedere Marittimo. Ieri mattina sit-in di protesta per tutti gli LSU e LPU impiegati in attività amministrative e di servizio per le strade, che hanno aderito alla giornata indetta dai sindacati per rivendicare una soluzione alla loro situazione di precarietà. Ma cosa chiedono questi uomini e queste donne? Perché questa mobilitazione di massa, che solo in Calabria ha interessato circa 5.000 lavoratori? Manifestare il disagio di tutti quanti i lavoratori LSU e LPU della Calabria, e stiamo chiedendo anche alle amministrazioni di stare con noi in questa battaglia per risolvere in via definitiva il problema. Chiediamo che si apra un tavolo nazionale con il Ministero per trovare le risorse economiche necessarie e anche le soluzioni normative, atteso che oggi è impossibile fare il turnover, realizzare il turnover negli enti locali. Chiediamo un'azione risolutiva al Ministro e all'Assessore regionale al lavoro. Il ritardo dello stipendio, ma soprattutto la mancata stabilizzazione, ciò alla luce degli accordi assunti in sede regionale e tra la stessa Regione Calabria e il Ministero, dall'allora Ministro Brunetta. I lavoratori dal canto loro chiedono che si trovi una soluzione in tempi brevi e anche in modo definitivo. Non abbiamo nessuna sicurezza, a volte neanche di copertura economica, molte volte
i sussidi ci vengono dati in ritardo, le ore integrative altrettanto. Poi per tante c'è il problema pure previdenziale, insomma, dei contributi, perché alcuni sono LPU e quindi non è che hanno lavorato come abbiamo fatto noi LSU e quindi si ritrovano quasi senza niente. Anche l'amministrazione comunale di Belvedere è accanto agli LSU in sciopero e cerca in qualche modo di mediare tra lavoratori e Regione Calabria. Per quanto ci riguarda abbiamo già anticipato di nostre tasche, diciamo comunale, una mensilità giusto per venire incontro ai lavoratori, siamo vicino a loro anche perché per la funzione che hanno di supporto ai comuni, quindi è una funzione utile, quindi atteso che il Ministero ha già prorogato fino al dicembre 2012, noi ci possiamo fare carico anche noi di farci sentire presso la Regione affinché possano sbloccare questi fondi e quindi finanziare quest'anno in corso e quindi dare gli stipendi, anche se sono pochissimi, quindi ecco perché la gente protesta, già siamo in crisi generale, poi se vengono a mancare questi minimi sussidi è chiaro che poi si esplode la protesta, poi arriva a questi livelli. Andiamo ora in Basilicata, a Maratea, perché dal 1 giugno 2012 sarà in vigore l'imposta di soggiorno, a renderlo noto attraverso una nota al sindaco del comune Mario Di Trani. Il provvedimento, ha spiegato il primo cittadino, è stato istituito con la delibera di Consiglio Comunale numero 8 del 2 aprile. Il regolamento comunale disciplinante tale imposta e le tariffe relative all'anno 2012, approvate con deliberazione di giunta, ha informato sempre il sindaco, sono consultabili nella sezione modulistica tributi del sito del municipio. Nella stessa sezione, ha sempre informato Di Trani, è possibile scaricare la modulistica di competenza dei gestori delle strutture ricettive. Ora ritorniamo in Calabria, a Praia Mare, perché si è concretizzata in poche ore la possibilità di riportare in città lo spettacolo del beach soccer. L'amministrazione chiede l'apporto di tutti per la buona riuscita della manifestazione. Vediamo il servizio. Il beach soccer torna a Praia a Mare. Dopo un anno di pausa con la manifestazione che si è spostata a Diamante, lo spettacolo della IBS si riaffaccia nella città che da sempre ha avuto un feeling particolare con l'evento. È stata la città che ha scelto il beach soccer, tante le richieste nei confronti della nuova amministrazione per riportare in città lo spettacolo del calcio sulla sabbia, ma è stata anche la IBS che non ha esitato ad inserire la tappa di Praia nel programma nonostante manchino soli 2 mesi dalle date stabilite. È un evento che sarà anche un test per vedere questo nuovo modo di concepire quelli che sono gli eventi e quella che è appunto la politica degli eventi a Praia Mare. Una politica che vede integrata quello che è l'amministrazione con quelli che sono gli interessi appunto dell'imprenditoria locale. Collaborazione necessaria per il comune ma anche utile per tutti gli operatori economici del comprensorio. Un evento del genere ha un richiamo addirittura internazionale, quindi indirettamente è vero e proprio marketing. E questo quindi porterà un beneficio a tutta quella che è la comunità praiese, ma ritengo a tutto quello che è il comprensorio. Inoltre quest'anno vorremmo, e stiamo cercando di farlo, quindi su questo ancora non c'è certezza, utilizzare poi l'arena che viene montata per questo evento anche per altri eventi, in modo tale da rivitalizzare anche quella che è la spiaggia di Praia, non solo comunque integrando quella che è l'offerta degli stabilimenti balneari notturna a quella che è l'offerta tipica di un evento gestito dai privati. 20, 21 e 22 luglio, questi 3 giorni da segnare in rosso sul calendario per assistere alle giocate di grandi campioni del recente passato. Italia, Spagna, Argentina e Brasile, le formazioni che si sfideranno all'ombra dell'isola di Dino. Ora un'occhiata all'agenda dei nostri impegni. A Diamante, Consiglio Comunale di Insediamento, ore 18 presso il Palazzo Municipale. Era davvero tutto per questa edizione. L'informazione di Rete 3 News ritorna questa sera alle 19:45. Buon proseguimento di giornata.